organizzata dall'associazione Dragone, di cui è presidente Di Costanzo, Pasquale Di Costanzo. Io ho curato un po' tutto il progetto, di questa iniziativa. Il tema è i miti nel contemporaneo. Questo vuol dire che la storia, il folklore, la forza creativa è a casa Micciola. Quindi un incontro con la cittadinanza, un incontro con il turismo attraverso i vari linguaggi creativi, linguaggi operativi. In questo caso abbiamo pittura, scultura, body art, tattoo, tatuaggio, moda nel caso, e anche la fotografia. Questo perché? Per avere un ventaglio completo dei linguaggi, figurativi e dei linguaggi artistici attuali. Gli artisti presenti per questa occasione sono Ivana Cusco, Luisa Russo, Nathalie Ferrari, che hanno partecipato a questa grande iniziativa, e poi Angela Morone, che fa il tatuaggio. Tenete presente che il tatuaggio è un rito addirittura secolare, millenario, di oltre 5.000 anni fa. Questo perché? Per identificare attraverso donne e uomini di tribù dell'epoca la forza e il potere di questo popolo. Oggi il tatuaggio è un fatto decorativo, è un fatto di segni simbolo che attraverso la vita, attraverso la sensualità, attraverso il mondo sociale dà un'attinenza sia all'arredo urbanistico sia per quanto riguarda l'arredo cittadino. La città, in questo caso Casamicciola, in questo caso la piazza, si presta perfettamente a un linguaggio del genere. Ha problematiche diversificate, a linguaggi diversificati che in qualche modo possono rappresentare il mondo barocco contemporaneo. Ci presenti un po'. Se vuoi presentarci un po' gli artisti, sì, che abbiano un po' il tono più alto. Natalì, prima di un attimo. Allora, Natalì Ferrari, russa, cittadinanza italiana, che ha proposto Body Art Painting qui a Casamicciola. Puoi dire gentilmente con la giornata di stasera che cosa presenti al pubblico sia di Casamicciola sia al turismo? Allora, io a prescindere, prima cosa che rappresento è sempre un bellissimo corpo femminile che è vestito o nudo, è sempre bello. Poi sempre cambio vari disegni, vari tema, varie situazioni, perciò stasera siamo un po' trasgressivi. Ecco, c'è questa trasgressività del corpo, della gestualità. Come mai proprio questa forma di trasgressione a Casamicciola? Non lo so, io al solito non programmo niente, quello che mi viene spontaneo è quello che fa. Per ognuno forse c'è un suo significato, ognuno lo può trovare qualcosa di diverso nelle mie opere. Non sono in body art, in tutte le opere che faccio. Però questo, a prescindere che è una bella ragazza, un bel corpo, un bel dipinto. Benissimo, quindi la gestualità, la creatività, il colore della body art di Nathalie Ferrari. Andiamo da Ivana Cusco. Ivana Cusco. Sì, prego. Allora Ivana, siamo un attimo. Aspetta, da te siamo. Come si chiama? Ivana Cusco. No, c'è l'altra. Allora Ivana Cusco ci presenta un po' una rilettura e un'interpretazione caravaggesca di questo grande artista del 1500. Con un tiro forte, drammatico, un pathos eccezionale nella sua vita, nel suo curriculum artistico, tra un tempo e l'altro, perché è stato anche un omicida addirittura, perché lui giocava a carte, immaginate, nelle cantine di Roma e di altrove. Ivana Cusco sta tentando un percorso in questo senso, di presentare questo artista nel contemporaneo attraverso la sua pittura. Ivana, che cosa ci racconti?
come diceva il professore, io diciamo svolgo questa operazione di rilettura di Caravaggio, ovviamente in chiave contemporanea. Racconto attraverso le mie opere storie di vita quotidiana, momenti di vita quotidiana e soprattutto storie di miseria, di vecchi, di profughi, di, soprattutto di profughi nell'atto di difendersi diciamo dalla violenza e dalla guerra che li circonda, e per accentuare i toni drammatici mi servo dei toni caravaggeschi, appunto, che servono proprio a questo, a creare pathos, drammaticità, soprattutto attraverso questi squarci di luce forte che irrompono in primo piano sulla tela, e questi diciamo bui fortemente accentuati, questo contrasto forte tra le ombre e la luce, questo che rende diciamo il quadro ancora più drammatico e tende a dare diciamo spettacolarità alla tela, soprattutto diciamo all'opera in se stessa. Diciamo che Caravaggio, tra le altre cose, come spiegava anche Monacusco, ha due percorsi, il ritrattismo e la narrativa sulle tele. In questo caso lei sta percorrendo lo stesso percorso, in qualche modo, sempre nel contemporaneo, di Caravaggio. Detto prima lo interpreta, lo rilegge, un po' come è successo con le antiche civiltà del Rinascimento, un po' come la Città del Vaticano, in cui c'è tutta una rilettura classica del mondo classico riportato nel Rinascimento. Ivana Cosco, come artista contemporanea, sta vedendo, osservando una forma di prospettiva del Caravaggio, lo sta portando nel mondo contemporaneo, anche con tutta la sua drammaticità, attraverso i volti, attraverso la narrazione, attraverso il disegno, attraverso le campioni. Così va, d'accordo, grazie e prosegue il tuo lavoro. Allora, Angela Moroni qui a Casamicciola era presente il tatuaggio di cui abbiamo parlato poc'anzi, per cui la lettura che fa Angela Moroni sul tatuaggio, a parte che la cosa è millenaria, noi parliamo di oltre 5.000 anni fa, in cui il tatuaggio era un segno di potere, un segno di distinzione delle antiche tribù. Angela Moroni, in questo caso, il tatuaggio oggi nel mondo contemporaneo che comincia, che cosa rappresenta? Allora, in questo caso noi vogliamo portare un po' di etnia, un po' di attività diverse per quanto riguarda prodotti nuovi. In questo caso l'enne non riguarda le nostre nazioni, ma più che altro ci andiamo a spostare in Medio Oriente, in Africa, andiamo a toccare città e tribù che ovviamente non hanno il nostro progresso, non vanno a godere dei nostri agi. In quel caso loro hanno una forma di arte che vogliono manifestare in forme geometriche oppure molto decorative, e che soprattutto utilizzano durante i matrimoni come segni di protezione, benaccuranti per proteggere le donne, per dare un motivo di virilità agli uomini e anche in quello che fanno, insomma, per il loro tributo spirituale. Hanno un grandissimo contatto con la natura, infatti parliamo di un enne che è completamente naturale e non ha all'interno nessuna aggiunta chimica. Bene, i segni simboli di Angela Moroni a Casamicciola nell'era contemporanea rappresentano il grande sforzo a parte di Angela Moroni di far capire che i segni simboli hanno un'attività non solo umana, ma di presenza, di protezione e anche un lato estetico. Per te che cosa rappresenta il lato estetico nel tatuaggio? Allora, io, come tutti i miei coetanei, ovviamente abbiamo una grande passione per il tatuaggio, perché dà un senso di cambiamento, un senso di evoluzione, ci fa sentire persone completamente diverse, possiamo esprimere cose e concetti diversi. In questo caso l'enne che andiamo ad utilizzare è temporaneo, quindi ci dà anche la possibilità di cambiare, di poter ottenere sempre nuove esperienze, di poter fare sempre nuove
come dire, possibilità di cambiamento, quindi di poter sperimentare, di poter fare ciò che ci piace, soprattutto a noi ragazzi, quindi poterci esprimere nel modo più vario possibile. Ringraziamo Angela Morone per il suo tatuaggio. Andiamo da Luisa Russo. Dov'è Luisa Russo? Luisa? È scappata Luisa? Non c'è Luisa. Allora. Allora, Luisa Russo, giusto per interpretare un pochino il suo pensiero, lavora sul geometrico. In effetti questa geometria in qualche maniera è un confronto con l'infinito. L'infinito è una forte geometria di organicità e di disciplina. La stessa geometria che in qualche modo usa Luisa Russo attraverso i lati, attraverso queste forme geometriche di linea dritta e di linea curva, abbinando insieme la geometria e la matematica, in questa fusione di formula matematica, nell'applicazione nel sociale e di una geometria che si sposa in qualche modo con l'infinito. Questo infinito per creare un rapporto molto stretto tra uomo e natura. Ora aspettiamo gli saluti giusto per continuare la conversazione.